Dottor Seretti, l'estate allora, per quanto riguarda truffe e affini è un periodo abbastanza intenso? Sì, è uno dei periodi sicuramente più, più gettonati proprio per questo tipo di reati, cioè le truffe a danno di anziani ma non che negli altri mesi dell'anno non siano presenti. E che nei mesi estivi ci sono alcune batterie, proprio bande di, di truffatori che vengono principalmente da, da, dalla vicina Romagna, di origine comunque non, non romagnole, naturalmente, che si occupano di diverse città della riviera marchigiana e quindi vengono a colpire anche nei nostri territori. Quali sono le metodiche con le quali approcciano le vittime malcapitate? Ma ci sono naturalmente mh, numerevoli tipologie di, 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 di truffe, abbiamo a che fare con dei veri e propri professionisti che sanno recitare in maniera perfetta, quindi saprebbero far cadere nei, nei, nei loro tranelli, nei, nei loro trucchi eh, anche, anche persone molto attente. E quindi la principale è quella di non far mai entrare nessuno in casa con nessuna scusa, perché il loro obiettivo principale è quello di poter entrare in casa, perché una variante poi di, questi, di queste truffe è anche quella di non commettere una truffa, ma di rubare all'interno delle, delle abitazioni, con una scusa poi ci si allontana dal soggiorno dove si parla e vanno nelle camere da letto con la scusa di andare in bagno, ma questa è solo una delle tante tipologie. Eh, ci è capitato anche un ultimo, un ultimo caso, recentemente abbiamo denunciato proprio due, due truffatori, in flagranza proprio anche di, di, di reato. Che aveva un iscenato nei confronti di un'anziana donna eh, con un contatto telefonico, si procurano anche i, i numeri di telefono da contattare. Che il proprio figlio era stato vittima di un incidente stradale, e veniva trattenuto presso una caserma di, di, di una forza di polizia e che quindi non poteva parlare, era un avvocato che, che cercava di fare da tramite, c'erano bisogno di soldi per coprire l'assicurazione altrimenti ci sarebbero stati, state delle ripercussioni penali con tanto di processo. La telefonata non viene mai disattivata. Quando poi la vittima, in preda alla preoccupazione, al panico, all'ansia, eh, subito si preoccupa di, di contattare telefonicamente il proprio figlio o figlia, insomma, che è vittima di questo presunto incidente stradale, in realtà compone il numero, digita il numero sulla cornetta, ma in realtà il truffatore è ancora all'altro capo del telefono, quindi... Semplicemente passa la cornetta a un, altro, a un altro complice, un altro truffatore che fa la parte del, del poliziotto o del carabiniere della, caserma, della presunta caserma in cui viene trattenuto il proprio figlio. E quindi poi si mettono d'accordo perché immediatamente mandano un complice a prelevare i soldi per la presunta assicurazione in casa. Subito si presenta il complice, che è uno dei due naturalmente, poi prendono anche molti soldi. Sono stati casi di 1.500-2.000 euro anche in oro, in gioielli. Ecco, mai cadere in questi tranelli, eventualmente chiamare il i numeri di emergenza, 113, 112, e non fare mai entrare nessuno dentro casa, soprattutto quando si è soli. E altrimenti chiamare un vicino di casa, vedrete che quando è così sono loro i primi a desistere, ad andare via, perché loro puntano solo alle vittime che sono sole e che quindi sono facilmente aggredibili.